giardino dei ciliegi. È mio. È mio! 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 Ha 26 o 27 anni. È ancora un bambino delle elementari. Seconda classe. E allora? Sia maschio. Alla sua età bisogna saper capire quelli che amano. Bisogna saper innamorarsi. Innamorarsi si deve. Il treno è arrivato con 2 ore di ritardo. Ma ti pare possibile? Che organizzazione! Andiamo di bene in meglio. Stellina mia, tesoro mio, ti devo dire una cosa. Se non te la dico muoio. Un'altra delle tue. Io non ho da dormire in città, dovrò andare via. Ma che importa? Lo sai, aveva 7 anni, era bello come il sole. E la mamma non ha resistito, lo sai, è fuggita lontano, non ha più voluto sapere niente. Come la capisco se lei sapesse? Non c'è niente, sogni e basta! Non c'è un'altra via d'uscita, ve lo giuro! Non c'è! E non c'è! A quell'epoca, 40-50 anni fa, le ciliegie le facevano secche, marinate, sciroppate, cotte per far la marmellata sotto Skycarco, e rientravano fior di quattrini, ma la ciliegia secca a quei tempi era dolce, profumata, tenera, polposa, avevano un segreto. E chi ce l'ha adesso questo segreto? Dimenticato. Non lo ricorda nessuno. Indirizzo prendere. Non so se insomma voglio vivere o spararmi. E per ogni eventualità mi porto sempre addosso una pistola a tamburo. Eccola qui! Mi è piccato! Padre, lei, suo zio, vi rendete più neanche conto di vivere in debito. Alle spalle di altri, alle spalle di tutta quella gente che non ha mai avuto il diritto di oltrepassare la soglia della vostra proprietà. È la nostra vecchia orchestra ebrea. Te la ricordi? Archi, fiati e contrabbassi. Esiste ancora. Bisognerebbe invitarla una volta. Combiniamo una serata. Io non sento niente. E il tedesco per quattrini, cambi, russi in parti. Ma contenti di che? Non lo sapevano neanche loro. Prima era proprio bello, eh? S'adoperava la frusta, allora. Signorsì! I contadini erano per i padroni e i padroni per i contadini. Ora ognuno fa per sé ed è tutta una confusione. Tutti in famiglia. Dicevo al mio genitore Mattacchione che Dio l'abbia in gloria, accennando alle nostre patenti di nobiltà, che l'antica schiatta dei Simeonov Piscic discende addirittura dal famoso cavallo che Caligola fece senatore. Il guaio è un altro, i quattrini, come un lupo affamato sogna solo bistecche, io sogno solo quattrini. Avevano ordinato d'aspettare domattina, ma non ho resistito. Offuscato dal buio della vostra incoscienza, ho giocato le chiavi per dire non sono più la padrona, ma... E allora, che me importa? Ehi, voi dell'orchestra suonate! Vi voglio sentire! Venite tutti a vedere! Adesso, gli arbolai lo paghi! Alzerà la scure! Giardino dei ciliegi, vedrete come cadranno a terra gli alberi, costruiremo le ville ai nostri nipoti.
sacerdoti scopriranno una nuova vita, musica! Sola! Lyubov Andreevna, permette una parola, la supplico! Se lei torna a Parigi mi porti con sé. Io qui non posso più restarci, lo vede anche lei, è chiaro. Un paese barbaro, gente immorale, una noia, si mangia di peste e in più questo Fils che gira continuamente borbottando e insultando tutti. No, 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 mi porti con sé, io qui non ci resto. Ah! Cosa hanno visto questi muri? Giardino mio! Che mal di testa! I miei soldi! I quattrini! Dove sono? Oh, eccoli! Sotto la fodera mi è avvenuto un accidente! Addio.